Io bene, dai, resto positiva, ci provo nonostante tutto. Tu come stai? Io sto bene, sto cercando di attivare la sua stessa filosofia di vita in questo momento. C'è un po' la risposta, almeno è diventata la mia risposta standard. Come va? Tra alti e bassi, andiamo Ci avanti. proviamo. Però dai, vedo anche te bella positiva. Intanto, mentre aspettiamo che arrivino un po' di persone, però ti vedo bella carica. Sì, no, vabbè, non, devo dire che è un periodo molto bello. Sto cercando comunque di festeggiare, di celebrare le belle cose che mi stanno capitando, nonostante la situazione un po' difficile per tutti. Celebrate. Beh, in effetti, però già avere una bella attitude positiva e tante cose per cui diciamo vale la pena tirarla fuori è sempre un bellissimo punto di partenza. Ti invidio molto, devo Sai essere cosa? di te. Secondo me, io vabbè, sono di questa strana, cioè condivido la filosofia del potere del pensiero, cioè se mettiamo nell'universo delle energie positive qualcosa tornerà, quindi intanto ci proviamo. Ma guarda, L'arte della visualizzazione. io sono assolutamente del tuo stesso parere, anche perché tanto non provarci di sicuro Capito? non otteniamo niente. Esatto. Allora, ragazzi, io sono super, super emozionata di fare questa intervista e di conoscerti un po' meglio, anche perché lo dichiaro subito, io Anch'io. super fan del tuo Wow. album, cioè proprio Grazie mille, che immortal. bello. Ma tu sei a casa adesso? Io adesso sto facendo un po' di cose, un po' di prove, perché nei prossimi giorni ci saranno un po' di sorprese, quindi. Ah. Non possiamo dire niente, non lo Non possiamo diremo dire però. niente, ma ci saranno delle grandi sorprese. Se dico Beh, dai, qualcosa siamo mi tutti. ammazzano dalla regia, però. No, no, vabbè, ma possiamo Sorprese. anticipare che c'è qualcosa che bolle in pentola? Lo scopriremo tutti insieme Lo più scopriremo avanti. sorvivendo, però c'è qualcosa. È già questo, posso dire. Beh, questo è super, super bello. Ma io ti dico, allora, adesso cambiamo, ma voglio parlare di te e della tua musica. Di questo stretto legame che c'è Volentieri. effettivamente tra questi due mondi. Allora, io innamorata, innamorata della tua canzone, ovviamente, di Shega, cioè sono proprio, no, non so il portoghese, ma non importa. No, Cioè, no, non Madonna. importa, non importa. L'importante è Però. shakerare lo sbutacos. Allora, vedi, anche tutta questione di attitude, ma io voglio cominciare proprio con questa domanda. Ma la ragazza di cui parla la canzone. Chi è? Sei tu? Non sei tu? Sono. Come? Sono io, ma siamo un po' tutte. Ah. Volevo scrivere una canzone, cioè in realtà volevo scrivere. La canzone è arrivata in un momento in cui avevo bisogno di scrivere quelle cose, di parlare un po' della paura di rimanere fermi in una situazione che non ci piace, che può essere una relazione, che può essere il lavoro, che può essere un'amicizia. Nel mio caso erano un po' tutte Solitamente tutte e insieme di quindi solito ho arrivano. Iniziato a scrivere un po' per esigenza, cioè le prime canzoni tra cui Shega che ho scritto, le ho scritte anche un po' come reminder, come post-it che metti sul computer per ricordarti di fare la spesa. Io ho fatto la stessa cosa per ricordarmi di uscire da un limbo, da una situazione che non mi portava serenità e benessere. Quindi parlo un po' di questo benedetto dolore che mi deve lasciare in pace e anche tanto di redenzione, soprattutto per la donna, perché sono tanto, tanto fan della sensibilità femminile, però a volte è anche un po' la nostra arma a doppio taglio, perché poi è tutto tanto, no? È Sempre. tutto tanto, quindi. Gestire le emozioni, sia positive che negative, almeno per il mio vissuto, è stato anche un po' difficile. E questo è, Beh, diciamo. è impegnativo, però no, anche poi adesso anche che me lo racconti, cioè, forse un po' capisco di più anche, cioè, il
il mio leggere la traduzione, ovviamente, perché ho tentato di capire. Ho detto, vabbè, letto, prima di prendere fischi per fiaschi, magari sono sicuri. Però è bello anche ritrovarsi in quelle canzoni che senti e dici, cavolo, ma sono io. L'ha scritta per me, l'ha scritta per tutti. Questo sempre, è sempre molto bello e crea tanti legami. Poi la musica è la così. Musica e poi ha questo potere. È vero, sia di aiutarci a tirare fuori che di sentirci veramente parte di qualcosa e dire ok, l'ha scritta per me, l'ha scritta per te, ma allora abbiamo qualcosa in comune, magari abbiamo vissuti diversissimi, però ci troviamo lo stesso. Questo è molto molto bello. E invece dimmi, a proposito di questa canzone in brasiliano, è stata una scelta impulsiva, studiata, non farla in italiano o... Come è andata? Guarda, in realtà quando sono nate le canzoni, queste di Genesi, del progetto, le canzoni un po' di questo nuovo capitolo, sono nate per esigenza, nel senso che io ero in un momento di un po' di blocco nella mia vita in generale, anche con la scrittura. Continuavo a scrivere canzoni alla ricerca di qualcosa e questo qualcosa non arrivava, che poi era anche un po' la mia identità. E quando poi ho avuto la fortuna di andare in studio, anche un po' traumatizzata da tutti questi tentativi, dai no, dalle persone che non ci credevano, dalle persone che cercavano di indirizzarmi verso un percorso che in realtà dovevo trovare da sola, sono andata in studio con veramente poche aspettative ed è uscita questa cosa istintiva. È uscita in portoghese, vabbè, io sono mezza brasiliana, quindi scrivo in entrambe le lingue. E in quel momento dovevo uscire in questo modo. Poi, un po' di tempo dopo, ho deciso di fare anche la versione in italiano di Chega, che è Calma, che uscirà poi un po' più avanti. In alcune radio c'è già, però uscirà poi sulle piattaforme digitali più avanti. E la stessa cosa vale per Densa, che è la seconda traccia di Genesi in italiano, che ha la versione in portoghese. Quindi ho fatto le due sorelle, che tra l'altro sono state scritte con un giorno di differenza, sono proprio quasi gemelle queste due canzoni. Beh, e quindi è nata in portoghese senza troppe paranoie, anche perché tutti mi dicevano ma cosa canti in portoghese in Italia? In quel momento non pensavo assolutamente al percorso discografico, perché ero ferma come fermissima, come una statua. A livello discografico ero ferma come una statua e quindi non ho pensato a quello che potesse funzionare, ho semplicemente pensato a quello che avevo bisogno di dire. Beh, quindi molto, molto, molto da qua. Vero? Sì. Bello. Beh, vuol dire che era la sua strada, cioè era quella. Poi anche il fatto che siano gemelle, come hai detto anche tu, che si parlino le canzoni. Bello, perché uno riesce anche a tracciare un po' un filo, comunque a cercare di capire anche il tuo processo creativo. Questa è una cosa che è sempre molto interessante vista da fuori, dire ma come crea, come nasce. Questo è sempre molto bello. E tu hai parlato tanto anche adesso di rinascita, cioè del fatto che Genesi simboleggia proprio una rinascita, e mi viene da chiederti da cosa. Cioè una rinascita tua, ma... Una rinascita da tutto quello che sono stata a livello musicale e personale fino alla creazione di Chega, in realtà. Nel senso che sono sempre stata una persona molto generosa nelle sensazioni, negli scambi con le persone. A volte mi mettevo in secondo posto. Quindi un po' in tutto, anche nel lavoro, spesso per magari... Sai, far piacere anche alle persone, o ascoltavo tanto i consigli altrui,
e mi basavo poco sulla mia istintività, che in realtà era lì che bussava, cioè mi diceva, zia, Lo sentivi? na, 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 na. Sì, e non davo retta alla mia istintività, quello che avevo dentro. Poi c'è stato uno switch, ma anche un po' per forza di cose, perché quando poi inizi a rimetterci tu a soffrire, ti rendi conto che in realtà la prima qui devi dare del bene sei tu, perché poi riesci a darlo agli altri. Se no parti già mutilato dentro, c'è qualcosa che non funziona e non arriverai mai ad essere sereno e magari portare anche un po' di felicità agli altri, che è il mio obiettivo. Io mi ricordo ancora quella volta che sono andata a sentire Florence and the Machine a Manchester, sono andata lì per lei e dopo quel concerto, io te lo giuro, ho detto, cacchio, io voglio questa sensazione ai miei concerti, se mai avrò la possibilità di farli. Cioè, mi ha proprio lasciato quella cosa di vai e cambia il mondo con l'amore. Ma che meraviglia. E credo che questa sia la musica, no? La possibilità di farlo, anche delle responsabilità nello scambio, nell'unione, cavolo, soprattutto in questi momenti, credo che sia fondamentale. Quello assolutamente, anche questo tuo sentirti, diciamo, diversa, c'è cioè un prima e un post concerto di Florence, come immagino che sia un pre, un post, spiega un pre, un post, tante cose, ma quello è quello che tu definisci switch, proprio il cambiamento, l'evoluzione è la crescita, è veramente, veramente pazzesco. Io legandoci a questo ti chiedo, cioè diciamo tu sei passata a metterti veramente in primo piano, al primo posto, io immagino. Quindi questo, cioè anche questo secondo posto, basta. La prima, la vincitrice, è lei, ce l'abbiamo. È stato anche quello un bel cambiamento, probabilmente. Sì, e soprattutto credo che sia arrivato questo tanto sognato primo posto quando ho smesso di fissarmi col primo posto, con quell'ansia del secondo, con quell'ansia. Più che l'ansia del secondo, era proprio un'ansia di non poter far uscire le mie canzoni. Questo in dubbio. Quando poi ho detto, ok, traguardo raggiunto, le mie canzoni sono fuori. Mi ero anche liberata da quel peso, ho detto ok, ora me la godo, ora mi diverto su quel palco. Cioè, Ma che bello. bello, bello. Beh, È quella stato veramente. veramente speciale perché cioè, il palco ti dà veramente un'energia incredibile. Cioè, io Beh, adesso che sono un po' ferma, vabbè, stiamo facendo cose, promozione, è tutto bellissimo, però vado a letto la sera e dico, oh, non vedo l'ora di salire su un altro palco, di fare il tour. noi Cioè devi io faccio raccontare. questo per quello, quell'energia, quell'ora, ora e mezza vale tutto. Ma che meraviglia! E anche essendo dentro ad amici e poi uscire, cioè essere dentro e pensare al mondo fuori, com'è? È una sensazione un po', è stato un po' straniante, è stato curioso, inaspettato, come l'hai vissuta? Ma sapevamo già un po' come stava andando la situazione fuori, però sicuramente viverla in prima persona è totalmente diverso. Un impatto difficile, non me l'aspettavo così, molto sinceramente. Beh, sono proprio due mondi. Sì, soprattutto per quello che sta succedendo. Non so, come ti ho detto anche all'inizio, sto cercando di concentrare i miei pensieri su qualcosa di bello, no? Di solare, eccetera. A volte c'è il momento di sconforto perché giustamente la reclusione fa anche questo, però confidiamo nel ritornare a una normalità presto. Quello assolutamente che sia possibilmente anche più bella di prima. Poi c'è da dire che il rimanere reclusi proprio nella storia ha dato vita a opere eccezionali di qualsiasi tipo e quindi chissà,
che non possa essere così. Esatto. Sempre motivo di ispirazione. Sì, e a proposito, ecco, anche delle persone, cioè tu ti sei esibita, come dicevi anche prima, su palchi, per un pubblico, essere anche in amici senza il pubblico. Cioè, hai sentito una mancanza? È diverso? È molto diverso, è molto diverso. Il pubblico fa buona parte del lavoro che facciamo noi sul palco. Il pubblico è la carica principale. Quindi, che tu suoni con una band, che tu suoni da solo, che fai uno spettacolo pirotecnico sul palco, comunque l'impatto dello show è tanto dettato dal pubblico, da come viene coinvolto da te e quanto si sente in linea con te con quello che stai facendo. Non averlo all'inizio è stato uno svantaggio, perché non sai come muoverti, non sai cosa fare, non sai da chi prendere questa energia, e quindi poi per forza di cose l'abbiamo dovuta cercare un po' dentro di noi, cercare di comunque essere un po' più, sai, senza maschere, senza barriere, sinceri, un filo unico dal cuore alla bocca, no? Alla voce. Quindi è sempre questo, è stato in realtà il lato della medaglia bello, no? L'introspezione da questo punto di vista. Certo, cioè si tratta quindi sempre di creare, un po' come è successo anche a te in quel concerto, immagino altri concerti a cui sei stata nella tua vita, proprio creare un collegamento, creare un legame che dice ok, magari ci sei, ma anche se non ci sei lo devo cercare ancora più in profondità perché in qualche modo ti arrivi. Cioè è anche un modo per sentirsi speciali, ma direttamente coinvolti sia dalla parte del pubblico che immagino dalla parte dell'artista. Assolutamente. La musica che unisce. Assolutamente. Le sensazioni che provavamo un po' tutti nella parte del programma senza pubblico, comunque erano tanto più amplificate. Certo. Quindi è stato incredibile. Beh, comunque uno può prendere il positivo sempre, a maggior ragione se è la tua filosofia, veramente da a voglia. Qualsiasi situazione. E ascoltami, invece, uscendo, ti sei portata dietro, oltre alla tua incredibile vittoria, anche dei, diciamo, ritrovati in realtà, dei nuovi, diciamo, compagni, dei nuovi amici, ci sono dei rapporti, dei legami che hai portato anche fuori da amici che adesso fanno parte della tua quotidianità? Assolutamente. Comunque, cioè, la cosa bella di Amici è che non è solo un percorso artistico, ma è un percorso comunque che ti lega anche a livello umano con le persone. Io ho avuto la fortuna di creare dei bellissimi rapporti con Niv, con Martina, con Talisa, Giorgia, Stefano, anche Giulia nell'ultimo periodo è stata una grandissima scoperta. Ma in realtà con tutti, sai, comunque la convivenza che all'inizio è forzata, poi ti porta sicuramente a scavare dentro le vere personalità dei tuoi compagni. Poi ci sono quelle affinità immediate, come per me è stata magari Talisa, Martina, come è stato Stefano e Giorgia, e magari quelle a posteriori, come per esempio, cioè con l'andare avanti del tempo, beh, a conoscere ti trovi molto, molto in sintonia, come per esempio Giulia. Certo, beh, è un po' in effetti passare da 0 a 100, non ti conosco, sì, conviviamo. Esatto, e in tutto questo tutti noi avevamo un obiettivo, no? Che era far vedere la nostra musica o la danza per i ballerini. Quindi c'è l'effetto competizione, più in realtà ti stimo, però cioè, non abbiamo un carattere compatibile, però insomma all'inizio è tipo un po' slalom, scia slalom e poi una bella discesona a uovo. Beh, anche perché poi voi
vi siete il bombardino in baita. Guarda, non dirmelo che fantastico dolente bombardino, ma diciamo che poi voi avete cominciato a conoscervi quando ognuno comunque tirava fuori la sua arte, quindi già quello molto diretto, nel senso non da 0 a 100, proprio da 0 a 1000 in giro di niente, però anche certo. Potersi riscoprire, vivere nel tempo poi sai, fa cambiare idea, fa cambiare prospettive, questo è sempre molto bello. E adesso che sei fuori, quindi hai i tuoi amici, hai che cosa fai durante le tue giornate? Le mie giornate in quarantena. Sì, come allora. Le stai organizzando? Allora, diciamo che non sto facendo chissà cosa. La costante è che cerco di svegliarmi presto, fare colazione, mi sto vestendo tutti i giorni, facendo i capelli, truccandomi, non sempre il trucco perché poi, insomma, anche no, facciamola respirare sta pelle, però ogni tanto quando c'è quella giornata in cui ti svegli e dici madre de Dios che sto vedendo davanti allo specchio, aiutiamoci, grazie sorelle, glitter, highlighter e tutti insieme. Quindi poi metto la faccia dentro il sacchetto e vediamo cosa esce. Mi alzo lo sguardo e dico ok, può andare. Ho ancora quindi una faccia. Mi vesto, cerco comunque di mantenere una routine anche se sto in casa. Quello è importante. E poi, oltre ovviamente a mangiare 24/7, ho già preso, penso, un chiletto e mezzo da quando sono uscita, adesso una settimana. Però si può in quarantena. Sto riprendendo un po' di serie da guardare, tra l'altro poi ti chiederò anche dei consigli, perché in ogni diretta che faccio sto cercando di raccattare consigli su serie imperdibili e film imperdibili. Sto scrivendo tanto, questo infatti ho già chiuso un paio di pezzi. Beh, dai, mi sento ispirata, diciamo, sta andando bene, sì. Questa reclusione... sorprese. Sta dando delle sorprese, anche perché poi ho scritto delle cose anche per i fatti miei, però è anche bello, faticoso ma bello, scrivere telematicamente, no? Con magari produttori con cui scrivo di solito, che mi mandano magari un beat su WhatsApp e io lo passo a Logic, registro le voci, mando, va bene, cambiamo, ok. Grazie al cielo c'è la tecnologia in questo momento. Però è bello perché hai comunque un po' più di tempo per pensare alle cose che vuoi scrivere, un po' più riflessivo come metodo di scrittura. E in più hai un feedback che è più lucido, perché magari stando spesso in studio insieme, io e magari il produttore, molte volte ascoltiamo la stessa melodia, lo stesso testo varie volte, e quindi poi un po' sei condizionato a livello emotivo. Mentre mandando semplicemente, che ne so, il provino, le melodie, il testo, Simone in questo caso, il mio produttore, le sente e mi dice guarda, secondo me questo no, questo sì, e quindi in realtà non sta andando malaccio. Beh, ma a proposito anche di quello che dicevamo prima, a parte la positività, sono nate opere incredibili, io mi auguro tantissimo, ma già lo so, che non saranno anche le tue canzoni, ma perché no? Poi voglio dire, è una situazione che ci troviamo a vivere tutti in modo unico, cioè anche quello molto, molto vicino alle persone. Quindi diciamo che se dovessi dire dei tuoi punti fermi in questo periodo, probabilmente sarebbe, vabbè, musica. Musica e FaceTime con amici e famiglia. FaceTime mi sta salvando l'esistenza in questo periodo. Sai, anche... Comunque FaceTime io l'ho sempre usato per tipo l'occasione importante, sto viaggiando, sono via per lavoro, quella chiamata su FaceTime alla mia famiglia, cioè è proprio un appuntamento che ho preso. Invece adesso la cosa bella è che comunque
non so, sto cucinando, lo metto lì e si parla, e si sta anche tanto tempo al telefono, anche in silenzio a volte. Quello Un po' sì, di cioè compagnia sembra. virtuale non fa male. È vero, cioè sembra di essere proprio letteralmente nella stessa stanza. Dici, sento Sì. la voce, faccio le mie cose, come se ti avessi. Se ti Ti avessi lascio lì, accanto a scusa, me. vado in bagno Esatto, ti intanto. appoggio un Ti attimo, appoggio un però attimo. ritorno. No, vabbè, guarda, telefoni sui tavoli di tutta Italia per fare i Esatto. pranzi, le cene, quello bellissimo. Quindi questi, diciamo, un po' i tuoi punti fissi. E gli obiettivi? Come stai guardando al futuro? Diciamo in Obiettivo questo. di non fermare Questo flow. questo flow, hai detto proprio la parola perfetta, questo flow che comunque mi tiene impegnata mentalmente, non mi fa pensare a tutte le cose negative che potrebbero succedere e mi porta a pensare a un ritorno al mondo normale, un po' migliorato, come hai detto, te un po' più consapevole. Spero, quindi con quegli accorgimenti in più che secondo me tutti dovremmo avere, soprattutto tra di noi, con il nostro pianeta, e la chiudo qua. Ma hai detto tanto e hai ragione. E poi si spera con la musica, con i concerti. Io ti ripeto, faccio questo, cerco di fare questo nella vita per un motivo. Sì, è bellissimo scrivere le canzoni, sì, è bellissimo stare in studio e quello è un momento magico, però quello che ricevi quando fai dei concerti, cioè vedi le persone, le guardi, c'è proprio quella roba che non la trovi da nessun'altra parte, quindi non vedo l'ora di tornare a quello. Beh, ma questa è probabilmente una veramente delle cose che, non so, stiamo un po' forse rivalutando tutti, cioè quante cose abbiamo dato per scontate pensando che non cambiassero mai, ed eccoci Voglia. qua. Esatto. Buon 2020 e un gran cin cin, il fatto che, scontato no, no, ma a maggior ragione no. Però anche questo, diciamo, questo processo creativo, tecnologico, dove trovi l'ispirazione? Ecco, questo mi interessava sapere, per le tue canzoni, ma anche per la carica che poi tiri fuori. Da dove arriva? Ma le trovo dalle persone che mi circondano. Io sono cresciuta comunque con figure di personalità importanti nella mia famiglia, donne forti, ma anche comunque uomini super supporter delle loro donne e un'unione che poi non è solo famiglia. Che tra virgolette ti capita, ma è famiglia che ti scegli. Cioè, per me gli affetti comunque, cioè devi investire negli affetti, nell'amore, nella condivisione. E quindi ho sempre visto comunque un bello scambio di cazzimma tra le persone che mi hanno cresciuto e che mi circondano, e in più tanto dai due scenari che ho sempre vissuto. Quando ero in Brasile mi sentivo di difendere la mia patria italiana, e quando ero in Italia, e quando sono in Italia, ho sempre sentito questa necessità di invece portare avanti la cultura brasiliana anche qua. E questo poi si ritrova, cioè lo ritroviamo anche magari nel sound, no? Ci sono questi beat che ho creato assieme a Simone e a Maquio ed altri bravissimi produttori, no? Questi beat che ti riportano un po' a muoverti al Brasile, all'Amazzonia, al samba, alla bossa nova, però poi con questo taglio un po' più elettronico che sicuramente il risultato di tanti ascolti europei, un po' la mia parte più urban che diciamo fa parte anche della mia adolescenza, di quello del mio spostamento a Milano quando avevo 18 anni, quindi un bel mix delle cose. Aiuto! No, incredibile.
questo avevamo l'ospite speciale, stato, sì, era stato super interessato, te lo giuro che si è messo lì di fianco, detto adesso sta buono, ciao, proprio no. Come si chiama? Lui Karaoke. Un nome molto sobrio, devo dire. Vabbè, Karaoke è già il mio migliore amico. Sai che sei, credo, solo la seconda persona che non mi dice subito ma quanto sei fuori di testa, potevi chiamarlo Pippo? Perché devo chiamarlo Pippo? No, ma che? Ma io, allora, nomi di animali domestici, secondo me, o nomi tipo... Puoi. Da nonno, non so, tipo... Ermenegildo, bello, Augusto, Valchirio, tipo Ugo, il cane Ugo, cioè amo alla follia, oppure Karaoke, folli. Per me è perfetto. Folli. Devo dire che scelta... Poi vedi, molto musicale, devo dire che in effetti siamo anche in tema. Esatto, siamo in tema. Più musicale. Infatti voleva farsi vedere perché ha sentito... Che parlavamo di cose del suo esatto, difficile farlo stare fermo. No, in realtà probabilmente ha sentito parlare di viaggio e ha detto, ma parto anch'io. Ma giusto anche così. Però ecco, anche quello che dicevi tu, il Brasile, diciamo queste due anime, il Brasile, l'Italia, parli anche tanto di viaggi nelle tue canzoni, che poi viaggi e paesi e città, in realtà disperse per tutto il globo. Tuo rapporto con... Il viaggio, lo spostarsi, come la vivi? Io ho necessità fisiologica di spostarmi dopo un po'. Quando avevo 15 anni mi sono spostata per la prima volta per un po' di mesi in Germania. Ero andata là da sola per studiare un po' di tedesco perché volevo cambiare scuola, non mi piaceva la scuola che stavo facendo. E l'unico modo per recuperare 2 anni di liceo linguistico senza averlo mai fatto era andare là. Quindi sono stata là un po' di mesi, poi non volevo tornare e... Mia madre mi ha riportata indietro con Per la collottola. Esatto, per i capelli. Poi a 17 anni ho vissuto per 1 anno e mezzo negli Stati Uniti, sono tornata e poi mi sono trasferita subito a Milano. Diciamo che oltre ovviamente ai viaggi che faccio io, ogni 3 mesi faccio un viaggio, anche se non ho un... Vabbè, quando non ho una lira, no, però tendenzialmente quando riesco faccio anche un viaggio in cui... sto magari 3 giorni, però ho bisogno di vedere cose, di staccare dalla routine. Quello mi aiuta tantissimo. E oltre a quello, un altro tipo di viaggio che amo alla follia è il viaggio mentale. Guarda, qua sui viaggi veri e sui viaggi mentali ci troviamo proprio. Su quello, romanzi creati dalla mia mente, rimasti lì, tra l'altro. Bellissime. Poi romanzi che poi sono anche film scritti, diretti, interpretati da me, per me, forever. Ovviamente, io come protagonista Esatto, nella come... versione 2.0 di me, Capito? Protagonista, non protagonista, cibi, che luci, esatto. foto. Che ti svegli e sei già truccata e pettinata e hai un manzo di fianco? Ma non male come viaggio Ma mentale. capito? Cioè, sono quelle cose che dici durante ecco, durante la quarantena, un po' il bombardino, un po' quello. Vabbè, colmeremo in qualche modo tutte le nostre mancanze. E allora, adesso non posso non chiedertelo, il viaggio che vorresti fare, il giorno in cui finalmente riusciremo a uscire, il viaggio che non hai ancora fatto? Allora, io avevo prenotato per andare a Tokyo prima No. che tutto questo succedesse Bellissima. e quindi riparto da quel viaggio. È bellissima. Io sono stata in Giappone ed è Non vedo l'ora, eccezionale. te lo giuro, non vedo l'ora, vorrei tanto andare. È una E cosa. poi avevo anche un paio di festival che volevo assolutamente fare, dovevo andare a sentire i Massive Attack a Londra. I Figo. temi in pala, però saltato. Vabbè, quello ti giuro Posticipi per me. l'ho sognato tantissimo anch'io ed eccomi che faccio ciao con la Maina. Ciao. Goodbye, my lover. Vabbè, ci si Goodbye. ritroverà. Dopo ti faccio cantare, tu lo sai che a un certo punto io non potrò non chiederti di cantare la mia canzone preferita, però magari chiudiamo su quelle dolci note. Però ecco, la questione dei viaggi, di volersi muovere, poi immagino anche per scrivere, motivo per cui poi probabilmente se ne ritrovano così tanti dentro Genesi, da Teheran, ovunque. Bellissimo, cioè...
doppiamente importante, diciamo, per te, forse tanto viene anche da lì a livello di ispirazione. E il Giappone, te lo dico, è molto figo perché per me almeno è stato diverso da tutto quello che avevo visto prima. Cioè non ho trovato un metro di paragone, quindi ho dovuto riassettare tutto. È bellissimo. Ma vedrai che non vediamo l'ora di seguire anche sui tuoi social e tutto l'avventura giapponese. No. Sarebbe fantastico e sarà fantastico. Ma infatti saremo tutti molto partecipi. Io mi sono bruciata al Marocco, ma arriverà anche il suo momento. Esatto. È stata? Semplicemente posticipato. Marocco mai. Vedi? Vorrei. Per il futuro. Sì, tu poi mi mandi un po' di indicazioni, di posti da vedere, ristoranti. Nulla di turistico, proprio andrei. No, ma Giappone... Mercati, spezie. Giappone, guarda, io ti dico vai, ma te lo dico anche subito, mercato di Tokyo, vai, è bellissimo, tu prova tutto, non importa se non capisci neanche cos'è, non importa, tu prova. Non c'è pericolo sotto questo punto. No, no, vabbè, tanto poi come deve andare va, però secondo me la cosa poi sempre più bella è provare tutto, provare cose che dici, ma buono. Cos'era? Boh, però buono, e chi l'aveva mai detto? Quello, ma vedrai che te lo godrai ancora di più, quindi super super figo. Quindi abbiamo parlato di viaggi mentali, vabbè, dove cominciare e dove finire, cioè nel senso tipo... La cosa bella è che non finisce, l'immaginazione non finisce, quindi puoi veramente capito. Portarti e portare gli altri ovunque, quindi... Bellissimo, poi cioè tu ti metti a letto magari la sera, chiudi gli occhi e boom, casino. Cioè, non so, ad esempio, tu quando ti capita di scrivere di più canzoni? Di giorno o di notte? Allora, dipende. Molto spesso scrivo di giorno, però capita invece di notte che mi svegli, telefono, nota audio, mezza addormentata. Molto spesso manco registro, sempre la gioia della tecnologia alle 4 di notte. Registro, poi metto il telefono e torno a dormire. Quei flash di notte capitavano molto più spesso prima. Ora diciamo che la notte semplicemente cado in un sonno profondo e di giorno partono le ispirazioni. Beh, bello però, no? Perché poi di solito si sente è un po' come se ci fosse una spaccatura. Io scrivo solo di notte, io scrivo solo di giorno. Quindi mi chiedevo un po', poi immagino anche tipo vocali o memo che ti senti la mattina e dopo dici ma io ero ubriaca. Cos'è sta roba? Quante volte che quando sei presa benissimo, no? Dici cavolo, ho scritto il pezzo della vita. Perché magari sei in mood positivo, eh? Lo riascolti e dici... Bella la convinzione Gozzi, bellissima, fantastico. Continuiamo a scrivere. Vabbè, ma importante è continuare a provare. Tra l'altro, io quando ho scoperto che nei sogni non senti il sonoro, blackout, non me ne ero mai accorta. Vero. E ci rimani anche una che dici, certo. No, cioè anche ogni tanto capita di sognare delle melodie pazzesche, mi sveglio e non è vero. Cioè, non perché non hai la memoria uditiva, io così. Certo. Ma molte volte è anche visiva, perché spesso e volentieri visualizzo magari la scala della melodia, no? Quindi faccio un disegnino mentale, non lo so, mi capita spesso, anche quando magari improvviso, visualizzo questa specie di disegnino e poi lo canto. Può aiutare, cioè collego le cose, non so. Beh, ma vedere la musica... È molto, cioè, uno comunque deve aver imparato a leggere un po', a scrivere. Ma sai che io, vabbè, leggere la musica la so anche leggere, però non scrivo mai così. Vado con il mio bel beat, registro ed è tutto molto più... Il disegno di cui ti parlo è molto più disegno vero e proprio, come se una matitina colorata disegnasse quello che puoi fare alla voce, più che seguire uno spartito o delle note ben definite. Ma che meraviglia! Cioè adesso spero di fare dei sogni un po' musicali stanotte. Un po' musicali, è bello!
Un po' sì. È un viaggio anche quello. Vabbè, tanto abbiamo capito che qua vabbè. L'altra. Fantastico. Allora, noi ci stiamo in realtà, sfortunatamente, avviando verso la fine della nostra diretta e io ti giuro che non ti lascerò andare via, mettere giù, attaccare, non so come si dica, ma insomma, capito, senza cantarci un pezzo di Coco Chanel, perché non, no, ho detto che l'avrei fatto e non potevo non farlo, se ti va. Assolutamente. Allora, di solito uso, avevo registrato una versione acustica, però la mia bellissima cassa non è, cioè, è scarica, mi sono dimenticata di caricarla. Questa è una mia mancanza, però la farei anche a cappella, dai. Ma sì, ma anzi, okay. Ancora più unica, ancora meglio. Noi ci ascoltiamo. Va bene. Sono indecisa tra me e te, tra il Muay Thai e il karate. Se rubarti nei musei, a cena con i tuoi, la cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei. Sapore meraviglia, con la rimel dalle ciglia. Poi mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel. Forse è meglio se ci perdiamo di vista. Ti chiedo scusa, tra noi è stata una svista. A cadere su questo divano siamo i primi in lista. Fammi vedere se San Paolo, fammi vedere se poi ci perdiamo. Giuro che poi litighiamo, giuro che poi litighiamo. Eppure aggiungo il guarana a questo gin con l'acqua tonica. Sarei da sola adesso se non ti dicessi, se non ti dicessi. Sono indecisa tra me e te, tra il Muay Thai e il karate. Se rubarti nei musei, a cena con i tuoi, la cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei. Sapore meraviglia, con la rimel dalle ciglia. Poi mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel. Guardo il soffitto, c'è una bella vista. Ti parlo di Dio, di noi a Bahia, mi esplode la testa. L'anima pesa 4 pence, la nostra anima ha no chance. Forse ora ci trovo un senso, ora che siamo io e te. Sono indecisa tra me e te, tra il Muay Thai e il karate. Se rubarti nei musei, a cena con i tuoi, la cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei. Sapore meraviglia, con la rimel dalle ciglia. Poi mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel. Il mio applauso, che in realtà, cioè, io presto le mani a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Cavolo, sei veramente brava, veramente wow, grazie. Arrivi, è veramente bello. Io sono, mamma mia, quanto sono contenta adesso, non pensavo che sarebbe successo davvero. Amore, tutto, e ti ringrazio moltissimo di questo, diciamo, ultimo, ennesimo regalo, ma come anche grazie a te. Che ci hai detto, ma di cosa? Per me è stato veramente un piacere ascoltarti cantare, ma anche un po' raccontarci quello che sta dietro, quello che tutti un po' immaginiamo ma non sappiamo mai. Io su queste bellissime note tue ti saluto. E mi auguro veramente che appena finito tutto ripartano i concerti, tutte le tue sorprese, noi non vediamo l'ora di scoprirle tutte, davvero. Grazie mille, grazie a tutte voi, e volevo anche dire un'ultima cosa, quello che fate con la vostra pagina, con i vostri messaggi è incredibile, io sono fan dal giorno zero e sono felicissima di aver fatto questa diretta con voi, e dai tutte girl power, spaccheremo il mondo. Di love, serenità e positività, amore e bombardino. L'hai detto, era la parola che cercavi. Gaia, grazie mille, davvero. Grazie mille a voi. Un bacio a te, Karaoke. Grazie. A presto. A presto.